Buongiorno a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo cambiato location perché, come vedete, sto sistemando il mio muro sopra al letto e probabilmente d'ora in poi mi vedrete sempre qua a registrare i video. Oggi siamo qua per iniziare un nuovo percorso in FIFA, ovvero il viaggio. È una bella opportunità di fare carriera in FIFA avendo un personaggio proprio. C'è tutta la storia di questo personaggio, ora ve la faccio vedere e mi raccomando, commentate qui sotto dicendovi se mi piace, se a me piace, se vi piace. Sigla e partiamo! Eccoci qua di nuovo su FIFA italiano. Scimmietta. Eccoci qua, il viaggio campioni. Vediamo in quanto mi danno il copyright. Negli episodi precedenti. Per diventare un professionista dovrai dedicare tutta la vita al calcio. Eccolo lì, appena 17 anni è un traguardo che per molti è solo un sogno. Sono pronto, andiamo. Il calcio è la mia passione. È l'unica cosa che so fare. In bocca al lupo per la stagione. Grazie. Stamattina sono trapelate immagini di Hunter con la maglia del Real Madrid. Non è andata in questo modo. Ci hanno fregati. Michael! Hai giocato con la mia carriera solo per rilanciare la tua. Non è andata così. Com'è andata allora? Alex, è un'occasione per te. Saresti la star dell'MLS. È un'opportunità per ricominciare, figliolo. Ehi, benvenuto a Los Angeles. È un mondo totalmente diverso. Ho visto il servizio in TV. È successo solamente una volta. Gente famosa. Alex, eccoti. Grazie per l'invito. Ci scambiamo le maglie dopo. Vedrò cosa Cristiano. Hai saputo zittire tutti sul campo. Continua così, ma vedi di non farti distrarre dalla bella vita, intesi? Papà, vuoi dire che questa è mia sorella? Alex, non sapevo giocassi. Sì, ce l'abbiamo nel sangue. Ce la sto mettendo tutta per poter praticare lo sport che amo. Bene, bene, bene. Guardate chi è tornato dal paese delle star. Ho tutti gli occhi puntati addosso. Si aspettano che diventi il nuovo Alex Hunter. È ora di smetterla di fare il pagliaccio. È ora di guadagnarsi un po' di rispetto. Pare che alcuni top club europei si stiano interessando a te. Atletico, PSG, Bayern. Alex, sono Beatrice Villanova. Vorrei parlarti del tuo futuro, come giocatore, come persona e come icona. Hunter, buona partita. Lo sapevo. Difficile fare il centesimo gol, eh Jimmy? Non più dei primi 99. Non credere di riuscirci oggi. Scusate, metto un attimo in pausa. Cioè, Giovanni lo sa che sto registrando e mi scrive e non è che mi scrive basta. No, ovviamente no. Mi manda le note vocali. E torniamo alla nostra partita. Devo fare gol. And the corner's floated in. Ok, non ho visto la palla. Scusate. Yes, it swung and he's really having a go here. Dai che ce la faccio. Swung into the box. Oh, just over the bar. Però. Didn't miss by much. Oh, it's a. Oh, he's had a gol.
gol. Ho fatto il mio 100° gol. Questo penso sia tipo mio papà o mio nonno. And the restart after the goal then, the score now 1-1 with the equalizer. Devo giocare con questa squadra pippettina. Well, what a moment for Jim Hunter. 100th career goal, and it was certainly worth the wait. Caught it so sweetly. When he's in this kind of form, you do have to wonder how he hasn't got more caps for England. Lewis. Well, the danger hasn't been cleared, and that's gone well wide of the goal. Here's Roberts. Ah, oh, fallo. It's a foul challenge. Now Lewis. Ooh. Oh, what a great challenge. He's won the ball back as well. And now Davis. Oh, dear. He should be doing better there, really. It was a good chance, a poor attempt. No. With Walker. No! Oh, he's given it straight to his opponent. Che pippetta che sono. Well, as we know, this beautiful game is always evolving, and it looks like we're on the horizon for yet another change. Scusate. FIFA has just announced that for the 1970 World Cup, they're going to bring in red and yellow cards as a way to deal with fouls and handball and offence against the laws. Two yellow cards would equal a red. It's a bit like the traffic lights, this, by the way. And any red card would see the player sent off. He'll miss the rest of the game and could well be banned for the following fixtures. We don't know how many yet. It might depend on the offence. So no, and he's got through. Corri, here's Evans. Oh, he has goal. It's in. It would be Jim Hunter. What a day for him. E ce la fa. E ce la fa. Now 101 career goals. Oh, let's see it again in the replay. Yes, just inside the box. Well, the replay shows the build-up and the clinical finish. It's good. Well, it's getting exciting now. Off we go again at 2-1. Lewis. Sempre con Jim. Here's Davis. Oh, that's a poor ball from Southampton. Mi lasci stare. Now Wilson. Now Wilson. Vai. Sì, ma dai. Well, there's the final whistle. Disappointing result for Coventry, especially considering how well they played over the first 50 or 60 minutes. But this game will be remembered for Jim Hunter's 100th career goal. Bravo, what a Jim. Way to mark the milestone with a cracker of a volley. Thanks for joining us here. We hope to see you again next time. Well, what an entertaining match this has been, and a little bit of football history as well. I'm your nonno. Jim Hunter's incredible 100th career goal. Non riesco a credere che nell'età della pietra trasmettessero il calcio in TV. Sai che ti dico? Il nonno era un vero giocatore. Non si riesce nemmeno a farti innervosire, sei troppo serio come al solito. Naturalmente all'epoca non c'era tutto il clamore che c'è oggi. Erano 150 sterline a settimana se vincevamo. Andiamo sul serio. L'unica cosa che ci importava era giocare a calcio.
Ehi, guarda qua. Davvero niente male. Non è facile centrare la porta con un tiro così. Insomma, il nostro nonno era in gamba. Non dovremmo iniziare a muoverci. C'è traffico. Aspetta, lascia che ti aiuti con i bagagli. No, 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 Jim, lascia stare. Resta qui e ai bagagli ci penso io. La vuoi? Te l'avevo data io. Prendila in prestito, dividiamoci la fortuna. Basta che poi me la ridai. Va bene. Bene, dobbiamo prendere quest'aereo, non posso perderlo. Butler mi farà a pezzi. Cioè, è un miracolo che mi abbia dato una pausa. Amico, non ci posso credere. Lo so, assurdo. L'ultima vero? Volta che ho guidato fino a qui andavamo in Giappone. Tu guidi? Io giochiamo tutti a calcio in famiglia. Chissà cosa succederà ora. Sono Kim! Gli allenamenti fatti finora dovrebbero darvi modo di sfruttare al massimo il vostro potenziale. Tutte le ragazze che sono qui oggi verranno con noi in Francia, ma questo viaggio dovrete guadagnarvelo giorno per giorno. Allenamenti! So come ti senti. Personalità. La personalità di un personaggio cambia in base alle tue scelte nei dialoghi. Per ogni dialogo potrai scegliere tra tre tipi di risposte diverse. La personalità di un personaggio influisce sui suoi rapporti con gli altri, oltre che sul suo atteggiamento in campo. Un po' di ansia. Non vogliamo equilibrata. È orribile. Preoccupata? Voglio solo dimostrare quanto valgo. Voglio dimostrare il mio talento. È normale essere nervose. Io lo sono. Tu? Sì, come tutte. È una cosa buona, dimostra che ci tieni. Ci scaldiamo un po'? Sì, certo. Ti sei fatta notare contro la Germania. So che non abbiamo vinto, ma il tuo ingresso ma ha cambiato la partita. Ma questa non è una notevole. Qui io sono la più giovane. Vuoi farmi sentire vecchia? No. Sei pronta, Hunter? Non vedo l'ora, mister. Bene, dimostralo. Ragazze, infila i coni, esercizi con i passaggi. Eccomi. Allenamento. Kraus, spostati. Gli attributi di un personaggio aumentano in base al tuo rendimento nelle partite e in allenamento. L'allenamento ti permette inoltre di concentrarti su attributi specifici da migliorare. Aumentando la valutazione generale del personaggio, sbloccherai punti di abilità. Usali per sbloccare caratteristiche giocatori speciali. E avvio superiore. Salve! Oggi ci alleneremo come sempre con impegno e concentrazione. Siamo qui per lavorare. Andiamo. Passaggi rasoterra base, tiri base, scivolate base. Ok. Mira, passaggio rasoterra, dove ci sta? Aia. Ho sbagliato. Prendila però. Vabbè, sono già eccellente da un'ora. Possiamo andare avanti? Grazie. Eccellente. Continua. Tiro in porta, sono una schiappa nei tiri in porta. Bang! Ce l'ho fatta! No. Arrivo. No, arrivo. Ho preso pure il codino. No. Ah, per me date contro il senso. Ok. Damn! No, B. Riprova. Devo fare eccellente in tutto assolutamente.
No. Mi mancano due tiri. Uno. Ottimo lavoro, che palle. Che palle, no, voglio fare l'eccellente, non riesco. Uno. Madonna. Ok, sono già ottimo lavoro. Ma dai, questa è sfiga però. Avrei potuto fare eccellente se non avessi mancato l'altro. Uffa. Sì, vabbè. Dai, ma questa vita fa schifo però. Non ci credo. Non faccio neanche ottimo lavoro. Non ci credo. Di. No, vabbè. Klaus, fin da quando era piccolo, ha sempre adorato i pupazzi che mi avete regalato agli eventi passati. Devo prenderglielo. Ti muovi? Così, oggi non so fare un cazzo. Oh. Ce l'ho fatta. Non ho più tempo. Però ho fatto eccellente. Una bella A. Ok, ho preso la D nel secondo. È proprio scarsissimo. Avanti. Ok, controllate con lo staff medico se eravate nella lista. Ok, ragazze, questo è più o meno il gioco che vi dicevo prima. Ovviamente più avanti ci sarà solo il mio giocatore, la mia carriera, non quella di mia sorella, non quello di mio fratello. So che ci saranno degli scontri con mio fratello, cioè io contro lui. Però davvero è molto bello perché vedo che Giovanni ci gioca e mi piace un sacco. Spero che piaccia anche a voi. Detto questo, io vi saluto, vi mando un bacio grande. Lasciate un like, commentate, seguitemi sui social. Ci vediamo al prossimo video!